giusto per sapere, questo tuo anche appunto interesse teologico, questa cosa qua si collega anche al discorso dell'etica sugli oggetti buoni, per tornare... Sì, io devo ancora leggere, allora c'è una grande letteratura che sta crescendo, che è nata negli anni 80, dopo non c'era tanto interesse, dopodiché, e adesso sta rinascendo forte, è teologia e la tecnologia, infatti a Palazzo Nuovo ogni settimana ci terrà un seminario sulla teologia e la tecnologia, solo in francese, allora io non capisco francese, non vado. Guarda che ChatGPT te lo traduce. Sì, ma no, devo integrare un microfono subito. Sì. No, infatti ci sono gli occhiali. No, ti traduco. Sì. C'è la nuova, non so se è Microsoft che ha creato le nuove. Mio amico c'ha gli occhiali che fanno tutto, traducono, fanno foto, film, tu mentre stai a parlare, ciao, come stai? Lui ti sta. Sì, quella è una cosa di privacy. E tu hai capito? Sì, se non ti rendi conto. No, sta... sto infame, ti sta rubando la vita e tu non. Sì. E allora adesso mi spiace, non ricordo il suo nome, è una teologa, penso. Ha scritto un nuovo libro che è uscito poco fa con Einaudi che si chiama Tecnologia e religione o Tecnologia e teologia, una cosa del genere, un piccolo libro. Allora nasce questa cosa, come? Esattamente come è successo oggi, si inizia con la tecnologia, vai profondo, si va con la filosofia e alla fine l'unico vocabolario che abbiamo alla nostra disposizione per spiegare le cose più fondamentali è quello religioso.